omaggio al genio di Morricone in occasione dei 30 anni di attività della Fondazione Archeologica Canosina. 1993-2023, una storia da Oscar. Il concerto eseguito dalla Filarmonica Pugliese si è svolto sul sagrato della Cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia per una serata all'insegna della grande musica. Un appuntamento culturale che ha voluto celebrare il traguardo dei 3 decenni di impegno a tutela del patrimonio con l'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal maestro Giovanni Minafra. Nuovo cinema paradiso per un pugno di dollari, C'era una volta il West, Metti una sera a cena, alcuni dei brani eseguiti per un evento che la Fondazione Archeologica Canosina ha voluto gratuito e aperto a tutta la cittadinanza come tributo per i volontari, per la città di Canosa e per chiunque a vario titolo ne sostiene le attività. Sul sagrato della cattedrale hanno quindi risuonato le più belle colonne sonore del compositore Ennio Morricone in una performance impreziosita dalla narrazione dell'attrice Alessia Garofalo e dalla voce solista della soprano Giulia Maggio. I risultati raggiunti in questo trentennio testimoniano l'utilità e il successo dell'esperimento canosino. Promozione, ricerca e inclusione, ha dichiarato Sergio Fontana alla guida della Fondazione, sono i valori che continueranno a guidare la nostra azione volta a sviluppare quel senso di appartenenza alla comunità che è il motore per continuare a raccontare questa bellissima storia.